Il senso della tradizione di Torino è connaturato allo stile della sua vita, come un riserbo che attutisce anche il ritmo sempre più dinamico della produzione. Gli orari di lavoro determinano questo ritmo. L'ingresso in fabbrica di centinaia di migliaia di uomini e donne è sempre lo stesso spettacolo di una fatica gigantesca, ordinata e misteriosa. Un'omogeneità sociale, di classe, visibile, palpabile. L'altra faccia della potenza dei giganti dell'industria. La città più industriale e più operaia d'Italia assimila i nuovi venuti. La città aveva 20.000 abitanti nel 600 e 200.000 100 anni fa. Oggi ha superato il milione e l'immigrazione ha popolato i nuovi quartieri che invadono disordinatamente la campagna in un giro di provvisorietà e di speculazione. Torino ha sempre qualcosa di inquietante nella sua armonia, come una persona che si sospetta depositaria di un segreto ben celato. Tutto pare venire di lontano, il suo esercito proletario non meno delle chiese barocche. La stessa arditezza moderna di costruzioni, collegata allo sviluppo industriale, spunta tra i muri di vecchi opifici che furono la culla di quel mondo operaio. Le rive quiete del Po, il sapore domestico dei borghi a ridosso del centro squadrato geometricamente, non sono restati intatti, ma è come resistessero tenacemente all'invasione squallida dei nuovi quartieri di periferia, alle necessità della civiltà dei consumi. Fattorie sul fiume, giochi di bocce, giardini. Spesso rispecchiano un contesto popolare non sconvolto, a volte più dimesso, a volte piccolo borghese come in un quadro ottocentesco, che lascia l'impressione dominante del compiacimento del pittore per un vivere equilibrato e decoroso, tra grandi spazi o come in una galleria di passeggio. È una pittura minuta, attenta, come il ritratto di un mondo che sfila attorno alla corte sabauda. Pittori d'occasione. La sobrietà domina e caratterizza la città storica. Forse è questo un segreto della sua modernità attraverso un secolo e l'altro. Come protetta e isolata dalle grandi correnti d'arte e di vita delle città italiane più splendide, come distinta dai modelli francesi per una sua contaminazione provinciale, subalpina, Torino rivela ancora oggi il corso del suo sviluppo, dei gusti, dell'ambiente sociale, impressi dalla classe dirigente piemontese.
moderatismo politico e audacia economica dei borghesi del secolo scorso. Solennità di un passato di capitale del regno acquista dimensioni più umili con la sfilata di abbaini che si incastrano nel grigiore dei palazzi settecenteschi e ottocenteschi. Ma subito ritrovi anche la Torino dei poveri, le soffitte di tanta letteratura populistica e di una realtà dura di declassamento. Dei robivecchi, il balon, la dolorosa vicenda dei primi atelier, dei capannoni delle filande, la sperimentazione avveniristica delle prime fonderie e officine meccaniche. Un teatro dialettale come il Gianduia, minuto e accogliente. Una piazzetta aggraziata, la serietà del suo barocco in mattone scuro. Le solenni piazze risorgimentali suggeriscono l'immagine di una società sicura di sé, orgogliosa del suo progresso ordinato. L'architettura razionale cerca qui di innestarsi nell'antico. È forse un gioco suggerito dal fluire degli alti porticati, ma sembra che il rigore e comodo determinino le ricerche attuali, come quelle che hanno dato l'impronta al tracciato della città tra il 700 e l'800, sotto la mole come sotto i grattacieli pochi di oggi. Torino del 1861, dei funerali di Cavour in piazza San Carlo e la Torino del cemento armato di Italia 61. Spunti del futuro, una fantascienza di linee che tenta di anticipare le dimensioni più grandi di una città del 2000.
Si torna sempre al mondo del lavoro. L'uscita delle fabbriche, l'assalto ai tram lungo il grande viale che porta in centro. Un'altra giornata di macchine prodotte a migliaia lungo le linee dell'immensa officina. La bicicletta e l'utilitaria, il giaccone di pelle e il barachin, la borsa con il mangiare dentro. Il vecchio e il nuovo sono l'eterno tema di Torino. Tradimento e fedeltà di generazioni, culto conservatore e volontà rivoluzionaria, spirito pratico e romanticismo, cordialità esterna e scontrosa solitudine.